significa sempre. Perché? Perché abbiamo ricevuto tutto in dono, niente è nostro merito, specie nel profondo dell'anima. E chi più ha ricevuto, più deve restituire e mettere in circolo gratuitamente. Se non riusciamo a farlo con i soldi, con le cose materiali, con le ricchezze terrene, guai a noi se non lo facciamo con le ricchezze spirituali. E concludo con questa immagine. Certo, umanamente un prete non è uguale all'altro, l'età, l'esperienza, i doni umani, le capacità organizzative, la simpatia, è come un regalo preziosissimo, ma che viene rivestito di una carta regalo, si fa un bel pacchetto, si fa una bella confezione. Noi preti siamo la confezione del dono, ma quando arriva un regalo cosa bisogna fare per goderselo? Bisogna scartarlo. E allora vi dico, lasciatevi scartare in due sensi. Lasciate che si apra il pacchetto, che nessuno si fermi all'involucro esterno. Una bella carta dorata, scintillante, può anche esserci un mattone dentro, e non un lingotto d'oro. Oppure a volte può essere una carta paglia, una carta di giornale, ma dentro ci può essere un tesoro prezioso. Voi non lasciatevi ingannare dall'aspetto esterno, e voi non ingannate mai. Noi dobbiamo avere lo scrupolo di ricordarci sempre che il contenuto, il tesoro, il protagonista è il dono di Dio, è la sua presenza, è la sua parola, è il suo perdono. Noi non ne siamo arbitri. Se Lui vuole perdonare tutti, noi dobbiamo perdonare tutti. Se Lui vuole salvare il più disgraziato, noi dobbiamo essere uno strumento perché il più disgraziato si senta davvero salvato. Quindi fatevi scartare, significa fatevi anche aprire, fatevi guardare dentro. Un prete non può essere visto solo da lontano. Con questo non vi invito a stargli addosso dalla mattina alla sera senza lasciargli respiro, però conosceteli nel profondo. All'inizio va tutto bene, a metà strada ci si lamenta, quando i preti vanno via ci si ricorda di quanto in fondo nel cuore ci hanno servito davvero e li apprezziamo. Ma non si tratta di dare un giudizio, si tratta di comprendere il mistero del prete, che vive nel profondo un rapporto unico tra la sua debolezza e l'onnipotenza di Dio che gli chiede di essere suo strumento. E allora rispettiamo e custodiamo nella preghiera questo tesoro nascosto, e se vediamo difficoltà, stanchezze, domandiamo, aiutiamo, è uno di famiglia, prendiamocene cura, come ci aspettiamo che i sacerdoti scartino, guardino dentro, non da ficcanasi ma da fratelli maggiori, le ferite, i problemi, le speranze, il cuore di tutti noi e delle nostre famiglie. Se poi questo essere scartati significherà anche, secondo significato, essere messi da parte, ben bene. Gesù è la pietra scartata, rigettata dagli uomini, che diventa pietra angolare. Non siamo fatti per il successo, non sarà sempre la Chiesa così piena, non ci saranno sempre applausi, e quelli saranno i momenti più crudi e più veri. Signore, fa che li viviamo insieme a Te per portare il frutto che la Tua croce e la Tua resurrezione ha portato a noi.
giorno la professione di fede viene vissuta in una forma particolare. Un parroco, Don Luigi, che la esprime a titolo personale per il ministero che ha ricevuto, e tutti noi ci uniamo con la narrazione cantata.
prese il pane, e prese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio. Venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
regnare in pace secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci un segno di pace. Thank you.
diceva Sant'Agostino. Vorrei fosse questo lo stile e il programma. Seconda indicazione, come ho scritto sul giornalino parrocchiale, io vengo a Bozzolo in punta di piedi. Dice tutto il mio rispetto per questa comunità, la mia attenzione a non rovinare nulla di quanto viene qui custodito gelosamente. Nulla del lavoro fatto precedentemente da tutti i parroci che mi hanno anticipato, in particolar modo da Don Gianni e Don Gabriele. Una cosa però oggi mi sta a cuore dire a tutti voi. Io non voglio essere il custode di una tomba, ma il propulsore di uno stile di vita e di chiesa che l'esempio di Don Primo sulla linea evangelica ci ha lasciato. Grazie a tutto il lavoro che ha fatto e che farà la Fondazione Don Mazzolari, cui dichiaro la mia collaborazione cordiale. Ma voglio dire a tutti che a me è stato affidato il compito di guidare e animare questa comunità, che deve essere consapevole della responsabilità delicata che in questi ultimi tempi è stata a lei conferita. Non solo studiare la tomba, ma soprattutto viva in proprio e far vivere il messaggio dello stile di Don Mazzolari. A noi comunità l'impegno di interrogarci. Cosa avrebbe detto e fatto Don Primo su alcuni problemi emergenti di questo momento? Cosa avrebbe pensato e detto Don Primo sul problema dell'immigrazione, della disoccupazione, sui temi etici, sul dialogo tra diversi, sulla tolleranza, sulla non violenza nei rapporti con gli altri? Saremo comunità mazzolariana se sapremo tradurre bene il suo pensiero come risposta ai problemi d'oggi. Quindi, permettetemi questo invito. Spegniamo i riflettori sulle belle pagine che hanno immortalato Bozzolo con la visita dei grandi personaggi, in particolar modo del Papa Francesco e del Presidente della Repubblica. E accendiamo la nostra vita e la nostra testimonianza. Terza e ultima indicazione. Alcune priorità pastorali che non sono da discutere, ma sono da vivere. Prima, innanzitutto la catechesi di stile catecumenale, da approfondire, da continuare. Ricordatevi, è la sede della Chiesa, non di un singolo padre. È il primo passo per chi crede in una Chiesa che parla a tutti, particolarmente ai lontani e ai distaccati. È la nuova evangelizzazione. Ci tengo molto, soprattutto gli incontri con i genitori, che spero facciano proprio l'impegno di consegnare la fede ai loro figli e alle future generazioni. Seconda priorità, la celebrazione domenicale dell'Eucaristia, centro vitale della parrocchia. Faccio mio lo slogan che la Chiesa ci ha lanciato in questi ultimi tempi: meno messe, ma più messa. Penso in particolar modo alla celebrazione eucaristica per i ragazzi. Se vogliamo che loro partecipino all'Eucaristia, e questo è essenziale per ricevere poi i sacramenti, dobbiamo celebrare un'Eucaristia che loro sentano vicina, comprensibile. Ricordiamoci comunque che prima, come consegna principale, c'è la fede nei ragazzi e nei genitori, poi ci saranno i sacramenti.
mai il contrario. Terzo punto, un'attenzione particolare ai giovani e alle donne, ambiente da cui io personalmente provengo. Affido la cura al caro confratello Don Nicola, che saluto di cuore, con cui mi sono già incontrato nei giorni appena trascorsi. A lui ho confidato, e mi fa piacere che il Vescovo gli abbia ricalcato questo impegno, a lui ho confidato la mia più ansiosa preoccupazione. La verità di tutta la nostra pastorale passerà attraverso la testimonianza della nostra fraternità sacerdotale. Io ce la metterò con tutto, convinto di questo. Matteo Nicola, voglio dire, oltre a questo mio impegno, ti sostenga questo episodio. Quando mia sorella ha saputo che avrei avuto il vicario, subito ha proclamato con mai voce decisa, a Dracumano, accordati che se stanca te vicario, non fare la suocera. Sempre traduzione ufficiale, ti raccomando. Presente, scenda la benedizione di Dio onnipotente, Padre,
Spirito Santo. Caro Don Luigi, ora sei a tutti gli effetti e a tempo determinato, ma poi chissà, e non mettere limiti, parroco di Bozzo. Il Signore ti conceda di presiedere e servire fedelmente in comunione con il tuo vescovo in questa famiglia parrocchiale, annunziando la parola di Dio, celebrando